Benvenuti in un nuovo video e benvenuti. Secondo me questo video lo vedrete direttamente a dicembre perché l'appuntamento fisso con Degustabox questo mese proprio a noi è arrivato un po' in ritardo. Però ci siamo nei tempi perché era fino al 26-27 novembre, oggi è 25 novembre. Solo che è arrivata un po' così, sicuramente qualcuno era un po' curioso, però speriamo che non sia cascato nulla o si saranno impigliati, ma ho i miei dubbi. Comunque scappiamo. Questo mese io la vedo leggermente più piccola, ma la vedo super pesante, veramente pesante. Però io la vedo più piccola, non so quando l'ho visto, ma però vediamo un po'. Quello che ci importa a noi è il contenuto. Com'è pesante? Pesa, guarda quanto pesa. Cioè pesa. Vai. Mi è schioccato il polso. Solita velina. Solita velina, veramente, come sempre. Dopo mi passi tutte le... Che poi dico io, no? Sì, tu che hai aperto, che hai sbirciato. Abbonati. Ah, ci tenevo a dirvi una cosa che mi sono letteralmente dimenticata. Ovviamente io non collaboro con Degustabox. Però se volete pagare la vostra prima box sono 9,99€ invece di 15-16€, 9,99€ comprese di spedizione, giù nell'info box trovate un link. Questo link non è affiliato, nel momento in cui cliccate e effettuate il vostro primo ordine, voi pagate la box scontata e io ricevo 50 punti, ma dal momento in cui anche voi confermate l'ordine e pagate, vi arriva anche voi un link e un codice sconto da dare ad amici e parenti e così via. Modo tale da ricevere punti. Sbaglio. Non guardare, però voglio togliere tutte le brochure, ce ne sono tantissime questo mese. Ovviamente sempre tutto ben imballato. E iniziamo con questo gin tonic. Ancora. Abbiamo ancora l'altro che non abbiamo usato, la Drogheria 1880 Spice Up, mix aromatico per gin tonic. Ma in realtà possiamo utilizzarlo anche per gli infusi. Tu dici? E lo utilizziamo così allora. Ginepro, finocchio, coriandolo e cardamomo. Cardamomo. Prego. Vuoi pescare? Se vuoi pesco io. Casa della Piana, fatto in Italia, la sfogliata di grano duro. 100% semola di grano duro, 3 piadine. Oddio, mi ispira tantissimo proprio come sta sulla copertina. Adoro. Si vede? Sì, sì. Che carino. Io pesco questo. Ah! L'avevo sbirciato in qualche pesca Iced Tea, zero zucchero, quindi è una bevanda zero. Sì. Adoro. Lipton. È congelata. Questa sembra buona. Ah, fredda. Vai. Pesca. Ci sono un sacco di bei prodotti. Ah, allora, ok. A seguire limone. Lipton Lemon. Buono. Sempre zero. Pesco qualcosa di. Ah. Questa già la provammo però, Malbec. Adoro. Oreo. Wow. Un pensiero per dirti sì o no, edizione limitata, ragazzi, che bellissimo, wow. Beh, veramente 300 grammi, questa è come quella là che provammo allo yogurt. Eccola qui, meravigliosa, veramente senza parole. Questa box ci sta facendo, vai, non ti dico quella di dicembre, che dopo vado a abbinare subito. Allora, sento polizia. Pure io ho sentito un po' di bruciore. Sento la cosa molla. Penso sì, sia svelata. Sembra di agosto. Questo è per fare i tramezzini. Mi pare un qualche Pampers. Pan piumino. E guarda. Pane morbidissimo per i più piccoli. Adoro, senza crosta. Adoro. Che bello. Dai, però è bello, sembra tipo... Già tema Natale, perché guarda... È bello. Babbo Natale, fai vedere. No, vabbè. Però è bello, il primo impatto sembra tipo la cosa delle salvettine, no, umide, cioè...
No, ma quanto è bello! Fatto con amore, duro. Esco io, madonna, mi c'è un sacco di furibolle, prendo questo. No, che cos'è? Farina di grano tenero tipo 00. Un chilo. Ideale per pasta fresca. Molino Naldoni. Sempre ben imballate le cose, devo dire la verità. Eccola qui. Ed è 500 grammi. Un chilo. Wow. Non l'avrei detto. Prego. Andiamo avanti. Prego. No, non mi dire che sta tenendo. Allora. Andiamo a passare. Eraclea. Cioccolata. Antica cioccolateria. Cioccolata alla. Che cos'è? Cioccolata calda. Cioccolata al latte con granella di nocciola. Allora. Penso è. Sì. Cioccolata calda. Vedi? No, vabbè, ma quanto è bella. Questa è da fare. Ce ne sono due. Ok. Ah, uguale? Però aspetta, 21,35 il grado di... percentuale? Brava, secondo me sì, 21% e 35%. Però questa qua è cioccolata al latte. Anche questa. No, questa è cioccolata al latte da solamente. E questa invece... E questa è granella di nocciola. Prego. Senza glutine. Ispira tantissimo. Perché appena si fa... Oddio! No, non ho parole. Che cos'è? Allora, Grimbergen, non so. Ante. Io penso di sì. No, però il tappo così, con tipo birra. Una bottiglia di vino, ma non lo so. Dopo vediamo, dai. E dopo vediamo. Ragazze! Il più grosso, Armando lo spaghettone, affilato al bronzo, pensato per te. Da Alessandro Borghese. Alessandro Borghese. Di Alfonso. Ecco loro. Aspetta, c'era? No, non c'è nessuno. La vedo difficile questa challenge, però è da fare. Oh. Vai. Ancora roba? Oddio, sì. Ciupa ciups. Choco days, milky più crema di arachidi e riso croccante. Due pezzi. Aspetta. Sono due fiori. Prego. Ah, Chupa Chups Crunchy Choco Dark. Si sta evolvendo molto, sì. Molto Chupa Chups. È tipo un wafer ricoperto di cioccolato fondente. Eccolo qua. Piacerà. Penso. Prego. Vai, secondo me lo sono tutto possibile. Però c'è qualche altra cosa. Ricola. Questo per questo periodo. Erbe delle Alpi Svizzere, balsamo di pino, menta, salvia, altea, achillea e malva. Wow. Questo per Ricola. Ok, vado io con l'ultimo prodotto. Ma io non ho capito. Questo c'era, io questo mi ero spoilerata. Sono normale. È sempre l'ora di pavesini. Penso che siano i classici. Ok, vabbè. No. Sì. Sì, forse nei pacchetti così, guarda. Singolarmente. No, le confezioni, perché prima teneva la confezione trasparente. Ah, ecco, suppongo. No, vabbè. Ecco, poi li vedremo. Okay. Allora, vai. Cucu. No, questo già l'abbiamo preso. No. 2022. Uno sconto del 22% sulle degusta box cold di marzo e ottobre 2022. Quindi già si possono preordinare. Ok. Solo per poco tempo, solo. Noi pagamo di meno. No, più. Più 17 euro, 15 euro. Allora, sempre tante brochure. Le pizzette posso che fare. Ok, questo lo seguiremo proprio in questa 24 ore. La cambieremo un po'. Faremo varie ricettine. Sì, è perché questo è consigliato da... E quindi da fare. Ok. Ma noi... Prodotto del mese, pasta spaghetti Armando, 1,39 euro. Barretta Milka, 2,69 euro. Ricola, 2 euro. La bottiglia che volevo un attimo capire, ricca e maltata, ma è una birra. Una birra. Io pensavo fosse tipo uno spumante. 3,89 euro. 3,89 euro.
La farina 0,91 centesimi. Cioccolata calda 3,89 euro, prezzo però da 5 bustine. Poi le bevande Lipton 2 euro ciascuno, i pavesi 1,88 euro, pan piumino, sarebbero quei tramezzini là, 1,99 euro. La drogheria avevamo trovato mix per gin tonic, sì. Ok, 1,99 euro. Poi Casa della Piada 1,99 euro, Chupa Chups 1 euro e invece la barretta 50 centesimi. No, io sono rimasta molto soddisfatta. Cioè, non pensavo fosse una birra, cioè, ma è enorme, quant'è? Forse sono concentrate a di meno prodotti, però ovviamente più qualità, più sostanzioso come contenuto, ovviamente. Vedremo un po'. Sì, mi arrangerò un po', ma ce la faccio a fare una 24 ore. Quindi nulla, noi speriamo che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!